devo muovere Serve una piano. mano? Dammi lo zaino, dai, te lo prendi sopra. Oh, mettilo dietro la schiena. Ci sei? Anche per la ripresa. Tributo per la ripresa. Il male qua è obbligatorio. Cardo Mariano. Mariano, ce l'hai un cardo, non mi ricordavo bene. Cardo. Cardo. Però vicino al mare. No, quello è Marino. Mariano cosa? Della Madonna forse. Chissà perché. Voglio una mano? Sì, aspetta. Allora, io provo, non sono sicura che succede. Questa è la vena selvatica e c'ha queste due. Diciamo. Antenne. Antennine che quando vengono bagnate, quando è il seme pronto. Ruotano e scavano nel terreno e si vanno a infilare, però deve essere pronta, quindi non lo so, proviamo, vediamo se è pronta.
Da dove venite? Belgio. Di fronte a noi che abbiamo? Sì. Che sono degli uccelli pelagici che vivono nei mari tutto l'anno, tornano a terra soltanto per deporre le uova. Dicevo che qua tutte queste forme qui, quest'altra parte, questi buchi qua sono delle vaschette, anche queste, questa parte qua, guarda qua, guardami qua, questa qui si vede bene qua, non so se... questa è riempita da terreno, questa qua sono tutte vaschette di origine carsica, cioè l'erosione carsica, la dissoluzione della roccia che fa queste forme particolari. In genere sono più larghe, tendono a essere larghe le vaschette e piatte, proprio per come avviene la dissoluzione. Poi quando si riempiono sono posti buoni per far crescere le piante, gli animali, i piccoli animali si vanno a proteggere, lasciano le cioccioline. È la tipica morfologia di ambiente carsico come sono praticamente questi monti lattari.